Un museo in cima a un Gran Premio della Montagna, così lo ha definito Marco Bassonesi, il Museo del Ghisaldo che vedete qui alle mie spalle e nello spettacolo delle montagne che lo contornano. Nel Museo del Ciclismo del Ghisaldo, Madonna del Ghisaldo, c'è la storia della bicicletta, ma anche biciclette moderne, come stavolta che vi portiamo con noi a vedere un pezzo davvero speciale, la bicicletta del record dell'ora di Filippo Ganna. Venite con noi che entriamo dentro. Pinarello Bolide FHR 3D è la bicicletta con cui Filippo Ganna ha pedalato in un'ora per 56 km 792 metri, pensate un po'. La vedete qui al Museo del Ghisaldo in esposizione esclusiva per pochi giorni ed è possiamo vedere da vicino le caratteristiche del telaio. Il telaio, vi ricordate, ne avevamo già parlato su Cycle Inside, ha questo profilo ispirato addirittura alle megattere, perché gli esperti di aerodinamica di Pinarello e della Ineos hanno visto che in questo modo la resa aerodinamica è migliore, si riesce a staccare, a creare delle micro turbolenze in corrispondenza di queste protuberanze così vicine e a staccare quindi il flusso aerodinamico che poi segue finalmente fedelmente il profilo posteriore del telaio, creando una capacità aerodinamica mai vista prima. Guardate la particolarità della sella. Questa sella è una sella physique italiana, anche questa qui, la Ares, ed è in questa parte qui superiore è stato posto un adesivo praticamente anti-slittamento per tenere Ganna in posizione durante la prova, quindi non rischiare di scivolare con il bacino all'indietro oppure troppo in avanti. Una sofferenza in più, a quanto ci raccontano, a seguito della un'ora in bicicletta, insomma, è stato veramente tanto. Il telaio, dicevamo, eccolo qua, non è fibra di carbonio, non è alluminio, è scalmalloy realizzato in stampa 3D. Praticamente una lega, appunto, di alluminio e scandio realizzata in stampante, e poi le varie parti sono state realizzate in stampante, poi pulite e unite insieme tramite resina epossidica in maniera da costruire il telaio, ovviamente su misura per Filippo Ganna. A proposito di su misura, anche il manubrio ovviamente è su misura. Il marchio, vedete, è quello, il Most, marchio che già conosciamo di Pinarello, ed è un manubrio realizzato, questo prima ancora del telaio, era stato già una particolarità di Filippo Ganna, su misura proprio per Filippo Ganna, con polveri di titanio, un telaio, un manubrio decisamente particolare e unico, in grado di sostenere il corridore italiano per tutta la prova del record. Guardate, a proposito di curiosità, al di là di quelle che già abbiamo detto, scritto e letto un po' dappertutto, guardate che spazio che c'è tra la ruota e la forcella, è veramente veramente minimo per un telaio, una bicicletta che alla fine pesa più di 10 kg. Infatti Ganna nella sua prova non è andato subito fortissimo, era previsto, all'inizio ci è voluto un pochino per prendere la velocità giusta e riuscire poi appunto a battere il record dell'ora, superando addirittura, arrivando a sfiorare anzi i 57 km orari. Qui un particolare della guarnitura in fibra di carbonio, Kratos Aerocrank di Watchshop, è una guarnitura decisamente particolare, vedete il rapporto mostruoso spinto da Ganna durante la prova, 67 denti per la moltiplica anteriore, 15 per la posteriore. L'omologazione UCI necessaria per poter utilizzare la bicicletta per il record, che ricordiamo che questa bicicletta è anche regolarmente in vendita su ordinazione, ovviamente, perché è una bicicletta decisamente costosa, però è obbligatorio che i corridori che si cimentano in prove omologate dall'UCI utilizzino biciclette e componenti
che possono essere acquistati normalmente sul mercato. Chissà quanti avranno in mente di acquistare o avranno acquistato questa bicicletta qua, giusto per collezione, diciamo. Comunque, eccola qua. Insieme alla bicicletta c'è il casco da cronometro di Filippo Ganna, quello che vedete nella fotografia del record, è esposto qua, con tanto di firma di Ganna 56-792, proprio a ricordare il record ottenuto dal corridore azzurro a Grenchen in Svizzera. Le forme di questa bicicletta, oltre al disegno aerodinamico, va anche sottolineato come si sia superato il rapporto 3:1 tra parte frontale e laterale delle tubazioni, che era la regola dell'UCI fino a qualche tempo fa. Finalmente anche l'organo del governo ciclistico internazionale ha ammesso una piccola evoluzione, che magari sarà preludio ad altre che vedremo pure in seguito, ma comunque permette adesso di realizzare questi telai ancora più aerodinamici, proprio perché non c'è più quel limite che era stato imposto all'inizio degli anni 2000. Vale la pena ricordare che questa Pinarello è qui per un'occasione particolare. Questa bicicletta ci è stata gentilmente prestata da Pinarello in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta e è stata un'ottima occasione per inserirla all'interno della mostra che abbiamo in questo momento al museo, che è L'Arte in Testa, una mostra dedicata ai caschi aerografati da Stefano Barzaghi per i campioni. Quanto durerà questa mostra? Sì. Allora, la mostra dei caschi dura fino al 31 di luglio, mentre la bicicletta di Ganna del record dell'ora rimarrà esposta al museo fino al 12 di giugno. Grazie.